l'accordo con Pulsar ci è piaciuto dall'inizio per lo spirito con il quale loro hanno deciso, comunque con una tecnologia innovativa, con una value proposition molto particolare, di sfidare un mercato tendenzialmente non nuovo come il mercato dello storage. Per noi, dal punto di vista sostanziale, rappresenta il completamento di un percorso verso, diciamo, la focalizzazione che abbiamo nel mondo data center, e quindi in qualche modo va a completare l'offerta e la strategia che noi abbiamo deciso di assumere negli anni, che è quello di diventare un distributore fortemente incentrato sull'infrastruttura e in modo particolare su tutti quelli che sono gli aspetti prestazionali del data center. Cerchiamo, per differenziarci naturalmente, di andare alla ricerca di tecnologie in qualche modo innovative o che riteniamo possano essere interessanti per i nostri partner. Naturalmente cerchiamo di pescare in un paniere di soluzioni che hanno un valore tecnologico o di innovazione che in modo presumibile può rappresentare un'opportunità per i nostri partner. Lo facciamo con uno spirito naturalmente più pionieristico che non da follower, quindi tendenzialmente, questo lo dice la nostra storia, siamo più importatori di nuove tecnologie che non acquisitori di tecnologie già mature, già radicate sul mercato. Fondamentale il ruolo di sistematica, direi fondamentale proprio la parola giusta, sia per darci una copertura territoriale dell'Italia, che in questo momento ovviamente, dove abbiamo iniziato da poco, diventa molto difficile poter fare, sia perché ci dà la possibilità di avere accesso a un numero di partner molto maggiore, e visto che il nostro modello è semplicemente indiretto, questo ci dà molte possibilità in più. A livello di obiettivi, sono molto ambiziosi, ovviamente i numeri non è possibile farli in questo momento, ma certamente una delle cose che dicono spesso i nostri fondatori è che PureStorage sarà la prossima grande azienda di storage, quindi questo è un po' il modo in cui noi approcciamo il mercato, forse in maniera un po' ottimistica ma certamente realistica. L'unicità è data dalla combinazione di una tecnologia molto semplice da implementare ma rivoluzionaria negli esiti che ha. Quindi direi che questa è essenzialmente, dal punto di vista tecnologico, quello che fa la differenza. Unito a tutto questo ci sono una serie di pratiche di business, di politiche commerciali che non sono mai state implementate da nessuna azienda sul mercato.